Salve a tutti ragazzi, bentornati a Barcellona. Girando tra lo stand di Samsung abbiamo trovato questo, che è Galaxy S10 in versione 5G, quindi un dispositivo molto interessante perché ci sono delle differenze rispetto all'S10 e l'S10 Plus standard, e ora ve le faccio vedere. Prima di tutto la colorazione, c'è questa colorazione davvero molto particolare, è un bianco che vira a rosa ma è quasi platino, insomma è davvero molto molto bella. Vi faccio vedere anche altre caratteristiche estetiche, guardate qui il profilo in alluminio che poi incorpora anche i tasti, e ovviamente questo è il tasto Bixby e questo è il tasto di accensione. Anche qui in alto prosegue il profilo e qui in basso c'è sempre il jack audio. Vi faccio vedere un'ultima cosa, il logo 5G, perché questo smartphone al suo interno ha il processore Snapdragon 855. Un'altra differenza sul retro è che questo smartphone rispetto alle versioni standard di S10 ha ben 4 fotocamere, quindi abbiamo una 16 megapixel wide, abbiamo una 12 megapixel zoom, abbiamo una 12 megapixel standard con apertura variabile e poi abbiamo il sensore ToF 3D per il calcolo della profondità. Vi faccio vedere sulla parte frontale perché anche qui ci sono delle differenze. C'è sempre il sensore impronte digitali nascosto sotto al display, quindi è impossibile vederlo. Ma il pannello Super AMOLED, Dynamic AMOLED, che è la nuova denominazione di Samsung, è più grande, è da 6.7 pollici, ha sempre una risoluzione Quad HD Plus ed è sempre forato qui in alto, ve lo faccio vedere meglio. Qui in alto c'è la doppia fotocamera da 10 megapixel, è una 10 megapixel più il sensore per il calcolo della profondità, ed abbiamo sempre la nuova interfaccia di Samsung, quindi come vedete c'è la nuova One UI, un'interfaccia che si può gestire anche ad una singola mano con praticamente tutto riscritto, molto molto veloce. Le icone sono un po' grandi, devo dire la verità, forse questo tipo di icone non le apprezzo particolarmente, sono un po' troppo giocattolose, però l'interfaccia mi sembra reagire davvero molto molto bene rispetto alle vecchie interfacce di Samsung. E poi c'è questa gestione dell'utilizzo ad una mano che è assolutamente assolutamente non male. Non vi ho detto la batteria, il dispositivo ha una batteria da 4500 mAh, che per essere comunque una versione con Snapdragon 855 e modem 5G dovrebbe essere comunque in grado di chiudere la giornata. Storage e la RAM interna, abbiamo 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, l'unico taglio disponibile. Vi faccio vedere un po' la fotocamera, giusto per... Al momento, devo essere onesto, io non ho notato un utilizzo del sensore ToF 3D, quindi vedo semplicemente, magari questo è uno smartphone che arriverà comunque più avanti, quindi cambierà sicuramente qualcosa, quindi vedo solamente le tre fotocamere. Come vedete io posso zoomare tra i vari livelli, passare alla wide angle, andare alla standard e poi passare a quella zoom. La qualità mi sembra davvero molto molto valida. Il dispositivo arriverà sicuramente nelle prossime settimane ad un prezzo di listino non ancora annunciato. In realtà forse sono stato un po' troppo generoso con prossime settimane, perché la realtà dei fatti è che dovrebbe arrivare verso fine maggio, giugno anche in Italia. Il prezzo sarà alto, considerando che la versione top di S10 Plus costa intorno ai 1600 euro, e questo potrebbe toccare un prezzo ancora più alto. Io vi ricordo che qui a Mobile World Congress di Barcellona ci sono ancora tantissime cose da scoprire, quindi iscrivetevi al nostro canale YouTube, lasciate un like, fateci sapere che cosa ne pensate di questo smartphone, perché effettivamente è anche molto compatto, c'è da dire che 6.7 pollici quasi non si sentono. Lasciate un like, fateci sapere cosa ne pensate, seguite tutti gli articoli su techzilla.it, ciao e alla prossima!